Ciao bellezze, bentornate in un nuovo video. Questa è la rubrica settimanale del topo della settimana. Come potete vedere, il topo è tornato sempre in collaborazione con la mia amica Fede, Dery Bruno qui su YouTube. Vi lascio come sempre giù nell'info box il link al video di Fede. Questa edizione del topo è un'edizione un po' particolare, come potete leggere dal titolo, perché è il topo della settimana Summer Deluxe. Infatti, io e Fede abbiamo deciso di elencarvi i 5 prodotti topo delle nostre vacanze, della nostra estate, cioè quei prodotti proprio che abbiamo utilizzato a gogo, a randello, proprio perché non lo so. I prodotti che hanno caratterizzato la nostra estate. Io ho fatto un po' la cattiva perché ho inserito un prodotto bonus ed è una palette che ho utilizzato per quest'estate tantissimo e inizio subito col farvi vedere cosa ho utilizzato. Allora, sto sempre tutto sparso nel letto, che ve lo dico a fare, sul letto che ve lo dico a fare. Comunque inizio con il primer di Kiko perché l'avevo accantonato per un po' nella cassettiera dei trucchi e praticamente ho terminato la matitina di Wycon, quella contorno labbra perfetto, quella lì in cera che io ho utilizzato sia per le labbra che per le sopracciglia. Dato che non avevo nessun primer per sopracciglia, ho utilizzato lui e l'ho abbinato con il mio solito eyeliner per sopracciglia di Wycon. Mi ci sono trovata davvero bene perché nonostante il caldo mi ha permesso di far durare a lungo il trucco, non si è sciolto, non si è mosso, cioè è davvero super. Mi sono fatta anche la doccia e non si è mosso di nulla, davvero ottimo, ottimo prodotto. Per quanto riguarda gli occhi, l'ho utilizzato, non è male, però è il mio primer preferito in assoluto per gli occhi. Rimane sempre le Love Stage di Essence che adoro follemente. Poi, per quanto riguarda sempre i prodotti inerenti alla base, vi faccio vedere due prodottini che ho utilizzato sempre, tutti i giorni, ed è il correttore di Deborah, della linea 24 ore Perfect in Stick, la colorazione 04, che diciamo era il correttore più scuro che avevo per le occhiaie, perché gli altri erano troppo chiari e si notava troppo la differenza tra il viso abbronzato e il correttore, cioè avevo la chiazza bianca proprio e non mi piaceva, quindi ho utilizzato lui. Infatti, come potete vedere, è quasi terminato. Lo utilizzavo solo sull'occhiaia, lo sfumavo un pochettino con il pennello e poi sopra, anziché applicare la cipria, eccetera, eccetera, ho applicato questo prodotto della Collection Professional che è favoloso ed è il Double Face fondotinta e cipria 2 in 1. E devo dire che nonostante io abbia una pelle secca, quindi se vado ad applicare fondotinta in polvere, quello o cipre colorate, devo dosare bene il prodotto perché sennò mi fanno le crepe, stesso il fatto che ho una pelle molto molto secca. Questo prodotto qua invece non mi ha creato nessun problema ed è proprio lo stesso colore della mia abbronzatura migragnosa di quest'anno, perché non è che sono tanto tanto abbronzata, gli altri anni ero più bella colorita. Quest'anno è andata così, non importa, cioè se mi vedete un pochettino più colorita è perché sono andata a fare una lampada perché giovedì tengo il matrimonio di mia cognata e quindi per il vestito che ho, che poi vedrete, vi faccio tutto la foto le foto su Facebook, sui vari social, trovate tutti i miei contatti giù nell'info box, serve un po' di abbronzatura. Comunque, tornando al discorso del prodotto, questo è il prodotto, sembra molto chiaro, ma perché ho la luce bianca sparaflesciata in viso, quindi sembra molto chiaro, però vi assicuro, si stende benissimo, non mi fa le crepe in viso, dura tantissimo, perché io non lo fisso con nulla, davvero ottimo, ottimo prodotto, mi ha stupito. Infatti, quando lo terminerò, sicuramente lo ricomprerò o sul sito oppure se la collection ritornerà in fiera a Bologna, me lo andrò a ricomprare. Questo qui, onestamente, mi è stato omaggiato in fiera quando sono andata al loro stand perché a me e a Carmela, a non Fashion and Beauty, qui sul tubo, ci hanno proprio invitato al loro stand e ci hanno omaggiato di vari prodotti.
prodotti. E quindi, per essere onesta fino in fondo con voi, io questo prodotto non l'ho pagato, però se non erro costa sul loro sito intorno ai 5 euro, una roba di queste. Però davvero ve lo consiglio perché è molto molto valido, sia come fondotinta in polvere che come cipria. Poi, un altro prodottino che ho adorato fino a morire proprio è questo qui, il Wonder Lash Maker. Vi ho pubblicato la foto anche su Facebook e su Instagram. Questo è un altro prodotto che mi ha omaggiato un'azienda ed è il sito glamstrips.com. Ed è praticamente, sono delle fibrette allunganti, vedete? E queste qui mi hanno permesso di non applicare le ciglia finte perché comunque faceva fatto caldo, cioè comunque poi ho avuto anche il problema dell'occhio perché le ho applicate tanto e tanto tempo, quindi mi ha permesso di non mettere le ciglia e di avere delle ciglia davvero wow, solo con queste fibrettine qui e il mascara. E ho riscavato dalla cassettiera lui, il Bump di Pupa. Questi due prodotti insieme, raga, fanno un effetto pauroso. Stesso il fatto che questo mascara qui ha questo scovolino. Voi andate a fare una passatina di mascara, poi ci andate ad applicare le fibrette e questo scovolino fatto così permette proprio di prelevare tutte le fibre e di fare un effetto allungante e volumizzante davvero top. E niente, questi due prodotti mi hanno stupito tantissimo, li ho amati in questo periodo estivo, li utilizzerò comunque anche nel periodo autunno-inverno perché sono davvero molto molto validi, però sono stati i miei topi dell'estate, lo devo ammettere. E poi, come ultimo prodotto che l'ho voluto inserire io come bonus perché l'ho utilizzata davvero tanto da quando ce l'ho, ma è una palette davvero un must secondo me. Io l'ho presa sempre in fiera, pagata una miseria, tipo 7 euro. Ed è della BH Cosmetics, è una palettina di una youtuber americana famosissima in America ed è la It's Judy Time e Shadow Palette ed ha questi colori qui che come potete vedere è abbastanza utilizzata. Ma sicuramente sul sito della BH Cosmetics vi consiglio di acquistarla. Purtroppo non la pagate 7 euro come l'ho pagata io prezzo fiera, la pagate un pochettino in più, però davvero è un must secondo me perché ha tutti i colori che vanno bene sia in estate che in inverno, cioè sono colori che utilizzate tantissimo, è stupenda, davvero stupenda, poi porta questo specchiettino, è molto molto bella davvero. Infatti quando l'ho vista, l'ho corrotto il tipo della BH Cosmetics, io ho fatto gli occhioni dolci e me la sono fatta vendere perché è troppo troppo bella. E niente ragazze, questo è quanto, questi sono i topi dell'estate, quindi Summer Deluxe, questa è un'edizione limitata del topo. Io vi mando un bacione fortissimo, mando un bacione fortissimo alla mia amica Fede. Ci vediamo prossimamente per quanto riguarda il topo, perché il topo è tornato, siamo tornate con il topo della settimana. E nulla, mi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ragazze!